Bentornati nel canale, sono Pietro VRN. Oggi volevo proporvi un primissimo appuntamento su Off-Road Truck Simulator, che in origine si chiamava, ragazzi, Heavy Duty Challenger e si occupava prevalentemente della modalità Trial Challenger, quindi della modalità in cui bisognava fare. Partecipare a dei campionati ad evento a bordo di camion, auto e prototipi in giro per il mondo in modalità off-road, una modalità che poi è stata per così dire ampliata con uno degli ultimi aggiornamenti del titolo che ha introdotto per l'appunto alcune varianti che strizzano l'occhio a titoli come Mud Runner e Snow Runner. Infatti, per esempio, nella modalità cargo. Dobbiamo occuparci del trasporto logistico di alcuni carichi un po' in alcune mappe particolari e dobbiamo utilizzare alcuni veicoli, alcuni camion in particolare. Poi c'è una sorta di modalità libera nel quale non siamo vincolati al tempo, non siamo vincolati a seguire delle regole e quindi questa modalità è la modalità off-road trips. E poi c'è la modalità driving school di cui mi sono già occupato in privato ed era una sorta di tutorial che ci dava un'infarinatura, diciamo, del titolo e di tutto quello che dovevamo seguire e conoscere. E poi, finito il tutorial, ci tuffiamo all'interno proprio della carriera. Oggi, mi occuperò, di fare un po' di missioni nella modalità cargo e le farò a bordo dell'unico veicolo disponibile al momento ed è l'Unimog U1550, il 1550L. Questo è un due assi, è un Mercedes per intenderci. Poi, con i crediti che guadagneremo in game, ci possiamo permettere anche l'acquisto di un altro veicolo come il MAN, il TGS 33 483. Questo è un tre assi. Come potete vedere, ci sono brand ufficiali in questo titolo a livello di camion. E poi abbiamo anche il Mercedes-Benz SK 3553. Questo è un quattro assi, ma costa ben 10.000 crediti. Poi, per quanto riguarda la modalità trial, sarebbe la modalità principale, con la presenza di eventi su determinate mappe, e quindi affrontare quindi dei challenger, eccetera, eccetera, abbiamo questi altri veicoli che adesso vi vado a mostrare. Allora si passa dai due assi, quindi abbiamo ulteriori varianti dell'Unimog, però queste sono varianti già preconfigurate che possiamo acquistare in un pacchetto già completo di potenziamenti, quindi l'Unimog 416, un altro Unimog 416, poi abbiamo l'Avia 31T e l'IFA V50, quindi questi sono tutti i camion che costano 2.000 crediti già preconfezionati, già pronti, due assi. E poi abbiamo modelli a tre assi, quindi in questo caso sono tutti modelli, ripeto, 6x4 e sono l'Ural il 375D, poi il MAN che avevate visto prima, il 33 480, poi c'è lo Steyr il 1491 e lo Zill 131 e con i tre assi abbiamo finito, poi ci sono i quattro assi, quindi il MAN, il 35 480 TGS, poi abbiamo il Mercedes-Benz SK 3553, a seguire il Mercedes-Benz 4158 AK, questo è un vero bestione. E poi il dulcis in fundo, il Mercedes Benz Actros, quindi una bella sfilza di veicoli che ovviamente vanno sbloccati a suon di quattrini. Quindi i crediti che accumuleremo in gioco ci servono non solo per acquistare dei nuovi mezzi, ma con l'esperienza che andremo ad accumulare andremo anche a migliorarne le prestazioni attraverso dei potenziamenti qua e là.
Quindi c'è anche un lato gestionale in questo titolo. Allora io direi di non perdere altro tempo e andiamo ad affrontare la modalità cargo, quindi vediamo un po' di accettare qualche missione. Quindi si parte all'inizio, ripeto, con l'Unimog U1550L e vado a nello Utah, quindi la mappa in questione iniziale è lo Utah, dove dobbiamo consegnare un po' di merce a destinazione. Nel frattempo volevo anche dirvi che mi trovate con il volante, oggi gestirò questo titolo per mia scelta con l'utilizzo, ripeto, del volante e del cambio ad H. Il volante l'ho già preconfigurato con la mappatura dei tasti, perlomeno delle funzioni particolari, ma ciò che è più importante è la gestione ovviamente del differenziale, quindi della possibilità di introdurre la trazione integrale, eccetera, eccetera, e chiaramente delle visuali, delle varie visuali in-game. Prendiamo chiaramente il caricamento, che in questo titolo è anche piuttosto lungo. Ok, e nel frattempo, come potete vedere, siamo qui, stiamo per avviare la missione vulcanizzazione, in pratica un trasporto di pneumatici in buona sostanza. Qui possiamo vedere già che siamo a bordo del veicolo. Cominciamo a vedere anche la visuale esterna, giusto per apprezzare i dettagli di questo Mercedes Unimog, tutti i suoi dettagli, e a questo punto vediamo di cominciare a prepararci per il viaggio, ma anche di caricare il pianale, perché come potete vedere si parte senza cassone, senza pianale. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare è andarci a caricare il pianale. Allora, accendiamo innanzitutto il motore e allora togliamo il differenziale, direi di fare la modalità stradale, inseriamo la marcia, freno a mano già tolto e via. Andiamo a raggiungere questa pedana, questa pezzolina che ci consentirà ovviamente di caricare questa pedana che ci consente appunto di caricare la merce a bordo. Come avete avuto già modo di notare, non c'è purtroppo, ahimè, una mappa a schermo, una mini mappa con cui orientarci. Ci dobbiamo orientare esclusivamente con degli indicatori che di tanto in tanto appaiono a schermo e piano piano ci indicano più o meno la rotta. E fatta questa doverosa premessa, ragazzi, io torno in visuale interna. Io alternerò di tanto in tanto sia la visuale esterna che quella interna, giusto per farvi apprezzare anche un po' le ambientazioni. E quindi, ragazzi, io oggi avevo tanta voglia di provare questo titolo che ho acquistato da poco, anche se lo adocchiavo da un po' di tempo a questa parte. Poi ho assistito, diciamo, un po' allo sviluppo e alle modifiche di questa delle nuove build di questo titolo, che per l'appunto lo hanno un po' non solo migliorato, ma anche ampliato a livello di contenuti. E oggi per l'appunto si va a provare anche questa modalità cargo, che strizza, ripeto, l'occhio a titoli come Mud Runner, Snow Runner, perché sono per l'appunto delle consegne logistiche a bordo di camion. Sfruttando il fatto che tutto si svolge chiaramente off-road.
attendiamo giusto un istante per affinché il carico venga ad essere consegnato. Adesso facciamo una breve visuale. Come potete vedere è un carico di pneumatici. Ok, via, andiamo a raggiungere nuovamente il luogo di consegna. Tempo ammiriamo anche il cruscotto di questo veicolo, che devo dire che è stato fatto abbastanza bene, molto nitido, molto chiaro, molto definito, quindi devo dire che questo primo veicolo è molto carino da vedere. La scelta, ragazzi, di utilizzare il volante ce l'avevo già da tempo e chiaramente mi permette di apprezzare molto di più tutte le funzioni di questo titolo. Allora, io qui non salgo più a meno che non metto il ecco, la trazione integrale. Molto belle, ragazzi, le animazioni, anche le deformazioni del terreno, ma anche degli assi, delle ruote. È stato fatto un lavoro tutto sommato interessante da parte dei ragazzi di Nano Games. A questo punto devo dirigermi qui e vado a consegnare il primo carico. Fermiamoci pure, mettiamo anche il freno di stazionamento, attendiamo giusto qualche istante, forse mi devo mettere un pelino avanti. Ok, adesso sì, adesso andiamo di retro, dobbiamo uscire perché dobbiamo tornare indietro esattamente nel punto. Nel punto di partenza per andare a riparcheggiare nuovamente il veicolo. Poi togliamo anche la modalità trazione integrale, tuffiamoci e inseriamo in modalità stradale e aumentiamo chiaramente il regime e la potenza del motore e via. Quindi, come avete avuto modo di intuire, chiaramente possiamo sfruttare molte varianti del motore a seconda ovviamente delle situazioni. Devo entrare poi di retro, ok. Perfetto. Visuale esterna, giusto per chiudere, ok. Perfetto, abbiamo completato, ripeto, questo primissimo evento, questa prima missione. Come potete vedere qui ci dice il punteggio, ma soprattutto il credito, quindi abbiamo guadagnato 1300 crediti. Qui possiamo chiaramente continuare e la seconda missione che ci viene offerta è la missione chiamata Old Mine, 1100 crediti, e direi di avviarla subito.
situazione precedente viene ad essere salvata perché i salvataggi sono chiaramente automatici e adesso dobbiamo rifare più o meno la stessa cosa. Quindi siamo come di consueto senza pianale, quindi la prima cosa che andiamo a fare andiamo a ricollegare il pianale in questo veicolo, in questo Unimog qui più o meno. Vediamo un istante che venga ad essere caricato. In questo caso però il pianale è diverso, come potete vedere, quasi un cassone con le sfondine. Adesso devo capire un po' dove orientarmi, perché qui la freccia mi dice che devo andare dall'altra parte. E allora facciamo manovra, vediamo di uscire. Attenzione qui. E via. E andiamo chiaramente alla ricerca della zona in cui andremo a caricare un'altra tipologia di merce. Qui togliamo pure la trazione integrale. E proseguiamo. Ripeto, una cosa che non mi è piaciuta, ripeto, di questo titolo è la difficoltà spesso ad orientarsi, perché capite bene, questo puntino che dobbiamo seguire a volte può essere molto poco intuitivo subito, e quindi dobbiamo intervenire. Se ci fosse magari una piccola mini mappa sarebbe l'ideale, però dobbiamo raggiungere il trigger per la consegna del carico, e qui mi pare di capire che il trigger si trovi più o meno nel medesimo punto dove avevamo scaricato la merce in precedenza, perlomeno mi pare di intuire. Infatti eccola, puoi fare un'inquadratura dall'alto aiutandomi anche con la rotellina del mouse. Ok, sembrano quei carrellini che si usano nelle miniere, ragazzi, infatti. E dobbiamo andare di retro e uscire e poi dirigerci più o meno da quella parte. Proviamo a seguire la strada, ragazzi, dobbiamo raggiungere chiaramente zona di consegna, che apparentemente potrebbe essere una zona in cui ci sono delle locomotive, mi pare di intuire. Nel frattempo il luogo e l'ambientazione è sempre molto carina, ci sono un sacco di veicoli parcheggiati. Non sbagliamo. Diciamo una cosa, andiamo di retro, qua, perfetto, e proseguiamo. Qui evitiamo questi ostacoli.
Danger, questo il cosa succede? Vediamo un po'. Sono bloccato da qualche parte, vediamo un po'. Mettiamo innanzitutto la trazione integrale. Ok, ci siamo. Perfetto, dobbiamo attraversare questo ponte che non sembra promettere niente di buono in termini di... sicurezza, non dobbiamo ovviamente anche rimanere bloccati. Andiamolo meglio, via. Ok, facciamo la visuale interna. Vedo meglio i dettagli esterni. Dopotutto abbiamo anche un sacco di possibilità, possiamo orientare la visuale in variate direzioni. È rognoso questo ponte. Vediamo un po'. Facciamo un'altra cosa, inseriamo il bloccaggio, no, bloccaggio degli assi posteriori, diamo più potenza, magari mettiamo, ecco, adesso ne vediamo fuori, un pelino indietro. Via. Ok, l'uso del differenziale è un minimo di visuale esterna, chiaramente, è servito. Qui possiamo anche togliere. Diamo gap, togliamo la trazione integrale e vediamo un po' di raggiungere quella parte di mappa, quel versante di mappa. Ragazzi, come potete vedere, è un titolo che in un certo senso è anche impegnativo e riesce comunque a regalare delle belle situazioni. Ripeto, queste sono anzi le primissime missioni che affronto e che vi volevo assolutamente portare sul canale, quindi spero di sbloccare ulteriori crediti per acquisire prima o poi ulteriori camion. Nel frattempo qui siamo, come potete vedere, in una zona con tante carrozze. Dobbiamo raggiungere il trigger che si trova più o meno nelle vicinanze. Vediamo se possiamo passare di qua. E infatti passiamo direttamente di qua. Ok. Dobbiamo entrare necessariamente da questa parte. Guardate quanti bei modelli MAN quanti bei veicoli parcheggiati, ma a noi interessa però soffermarci soprattutto qui, che c'è questo trigger dove chiaramente andiamo a consegnare il nostro carico e a questo punto vediamo un po', dobbiamo probabilmente tornare indietro. Ecco, come di consueto, non è finita mica qui nella zona di consegna, ma dobbiamo uscire e tornare nuovamente da dove siamo partiti.
è inevitabile che questi luoghi diventeranno inevitabilmente, direi, familiari. Direi di prendere da questa parte. Abbiamo l'indicazione a schermo che bene o male mi indica da questa parte. Nel frattempo c'è anche un po' di musica a palla, evidentemente, perché qui, ragazzi, c'è una zona in cui c'è un ritrovo, un bivacco di ragazzi che stanno festeggiando uno dei tanti scenari presenti in game. Nel frattempo guardate che spettacolare questa locomotiva d'epoca. Ok, ci siamo chiaramente. Abbiamo raggiunto in pratica il luogo da dove eravamo partiti e abbiamo conquistato anche ora, ancora una volta, ben 1100 crediti. A questo punto io continuo perché probabilmente c'è un'altra missione, però mi rendo conto che chiaramente il tempo è volato via e quindi io direi, ragazzi, di fermarmi qui con questo primissimo appuntamento qui su Off-Road Truck Simulator. Spero, ragazzi, vivamente che questo primissimo episodio vi sia piaciuto e come sempre vi invito a lasciare un bel pollicione in su, iscrivervi al canale. E lasciare pure un bel commento che fa sempre piacere. Noi ci ascoltiamo la prossima volta da parte mia. Ciao ciao ciao!